Sì, grazie Presidente. Allora, guardi, l'impegno inizia a dichiarare la disponibilità di Roma Capitale a realizzare nel proprio territorio impianti di trattamento e smaltimento che si rendessero necessari a seguito dell'approvazione del nuovo piano dei rifiuti della Regione Lazio. Noi ne abbiamo ampiamente dibattuto lo scorso venerdì di questo aspetto. C'è un piano dei rifiuti della Regione Lazio che di fatto è inattuato dal 2013 ed è veramente assurdo che il Presidente Zingaretti vada a effettuare un'ordinanza nei confronti della Sindaca Raggi quando la Regione Lazio non ha di fatto un piano rifiuti, in quanto quello fatto peraltro da Polverini nel 2012 è inattuato perché era tutto incentrato sulla discarica di Malagrotta che è stata chiusa nel 2013. E peraltro vorrei sottolineare, come ho fatto nell'intervento anche di venerdì scorso, che l'ordinanza che Zingaretti ha fatto nei confronti di Roma Capitale e della Sindaca Raggi metteva tra le motivazioni la chiusura della discarica di Colleferro. Ebbene, nella legge di stabilità regionale del 31 dicembre 2016 era chiaramente indicato che la discarica di Colleferro doveva chiudere entro 3 anni a fronte di un piano per la chiusura effettuato dalla giunta regionale entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge, che ripeto era il 31 dicembre 2016. A oggi quel piano della chiusura, che sarebbe stato indispensabile per mettere in sicurezza la Regione Lazio, non è stato mai effettuato e il Presidente Zingaretti si permette di fare ordinanza che ordina alla Sindaca Raggi di fare qualcosa che lui non ha fatto. Ecco, il secondo punto devo dire che è particolarmente importante, perché nell'intervento che c'è stato in aula venerdì da parte dei cittadini che si battono contro le discariche o gli impianti, c'è stata una cittadina che proprio in quest'aula ha dichiarato: mi raccomando, non andate in deroga alle norme ambientali. Noi questo ordine del giorno l'avevamo già presentato quando lei ha parlato e infatti noi diciamo ad opporsi all'apertura di impianti di trattamento e smaltimento sul territorio di Roma Capitale che dovessero derogare a norme poste a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Allora, quando si sta nei momenti di difficoltà si deroga. Allora, noi non vogliamo andare in deroga. Questo è un messaggio forte e chiaro che mandiamo alla Regione Lazio e noi su questa cosa non vogliamo assolutamente transigere. Se bisogna fare le cose, bisogna farle con un piano rifiuti, bisogna farlo in maniera corretta, nel rispetto delle norme ambientali e di tutela della salute pubblica. Nell'intervento della sindaca poi venerdì si è parlato anche molto del cosiddetto subato di Roma Capitale che nel piano rifiuti della Regione Lazio stanno prevedendo. Ebbene, secondo noi è sbagliato prevedere un subbato di solo Roma Capitale per 2 ragioni specifiche. Uno, perché ad oggi ci sono anche molti comuni, di cui 52, che vanno in impianti che si trovano sul territorio di Roma Capitale. 52 vanno a Porcarelli con impianto privato. Parliamo di 500.000 di rifiuti, non è una cosa da poco. E per giunta c'è poi Fiumicino che va negli impianti di TMB di Malagrotta, di Ponte Malnome. Per cui Roma Capitale riceve già i rifiuti di altri comuni e in situazioni del genere è bene che ci sia un mutuo soccorso tra tutte quante i comuni. Peraltro Roma Capitale riceve ogni giorno 1.500.000 di city user. Stiamo parlando di cittadini che vengono la mattina e se ne vanno la sera. Questi ovviamente vengono dai comuni anche limitrofi e dunque, fermo restando che Roma Capitale farà la sua parte dopo il piano rifiuti, noi riteniamo che sia tecnicamente sbagliato dover andare a individuare un ATO solo di Roma Capitale. L'ultimo punto, e chiudo, è
a valutare la possibilità di impugnare l'ordinanza di Zingaretti, perché secondo noi ci sono gli estremi per impugnarla, per cui diamo mandato alla sindaca attraverso l'avvocatura di fare questa valutazione, perché sarebbe un atto comunque importante. Grazie.